Monique. Benvenuta anche al presidente della Fimauto Valpolicella, calcio femminile, Flora Bonaffini. Ciao, ciao, ciao. Buonasera anche alla cantante di Poltrona. Invece sulle tribune abbiamo la squadra delle atlete della Fimauto Valpolicella calcio femminile. Fatevi un applauso, ragazze. Poi Gigi. Hanno perso sia Chievo che Hellas Verona, però hanno vinto le ragazze che sono presenti questa sera in studio, perché erano su a Trento, a San Bartolomeo. Hanno vinto le ragazze della Fimauto Valpolicella calcio femminile, vero? Certo. Vero, Flora? Risultato? 4-1. Ci sono anche le marcatrici, certo, poi le conosceremo. 4-1, quindi vetta della classifica. Com'è adesso la situazione? Quasi. Siamo seconde. Seconde, beh, sì. Insomma, è un onorevole secondo posto. Ne parleremo nel corso della nostra trasmissione. Come avrete capito, saranno protagoniste le ragazze della Fimauto Valpolicella calcio femminile, e poi insomma una serata di... Allora, adesso il primo momento è dedicato allo sport, come sempre. C'è una disciplina che è il calcio femminile, che è un po' un'eccellenza della nostra città, e questa sera ci sono le ragazze della Fimauto Valpolicella calcio femminile. Fatevi un bel applauso, ragazze, là in prima fila. E c'è la presidente, Flora Bonaffini. Allora, abbiamo detto, oggi avete vinto, intanto. Sì, sì. E adesso parliamo un po' di voi e della vostra, certo, società e della vostra squadra. Beh, la nostra squadra è una squadra che esiste da molto tempo. E da qualche anno siamo... L'anno scorso abbiamo fatto la Serie A e siamo purtroppo retrocesse. Quest'anno siamo in Serie B, abbiamo cominciato bene, 4 partite, 2 vittorie e 2 pareggi, però insomma la squadra sta giocando, va bene, siamo contenti. Ecco, io così, vedendo anche da qualche filmato e da qualche immagine, questi sono i vostri tifosi, insomma si respira un clima di grande aggregazione, di grande entusiasmo. Nonostante la retrocessione dell'anno scorso, la stagione di quest'anno è iniziata davvero sotto i più buoni auspici, è così? È cominciata bene, è chiaro che le ragazze hanno sofferto un po' all'inizio per espellere completamente la retrocessione dell'anno scorso, però la caratteristica di questa squadra è da sempre appunto l'aggregazione, come dicevi tu, hai intuito perfettamente. Anche perché, scusami Gigi, veramente è stata una sorpresa in negativo, perché era una squadra che meritava ampiamente la Serie A e proprio in fondo al campionato ha avuto anche della sfortuna. Per forza, se giocano col Burka. Come lì seguivo la Fimauto, è veramente stato un dispiacere, perché meritavano la categoria e sono retrocesse con tanta sfortuna anche. Sai, quando giochi con una partita secca, la permanenza o meno in una categoria, purtroppo... Può succedere di tutto. Di tutto. Sì. C'è un articolo dell'Arena dedicato proprio a te e un po' a tutta la società, perché insomma tu eri un atleta, sì, e poi adesso sei diventata una dirigente, presidente della società, quindi riesci a trasmettere l'agonismo che avevi in campo, riesci a trasmetterlo un po' alle tue ragazze, no? È un tema. Sorridono. È un tema un po' discusso. Sì, ho centrato l'argomento. È un tema un po' discusso questo, però no. Tutte le ragazze, ci sono parecchie ragazze che sono qui da anni e sanno cos'è importante per questa squadra, lo stanno facendo, chiaramente adesso devono portare avanti loro tutto questo. E allora, se continuiamo magari a far scorrere le immagini, perché sono carine, riguardano un po' quella che è stata la presentazione della squadra e i primi giorni del ritiro, sì, e con qualche partita d'allenamento estivo, tra l'altro sotto una pioggia battente. C'è stata una giornata, che poi vedremo le immagini, molto significative. Magari possiamo anche commentarle, queste immagini che stanno scorrendo. Posso chiamarti presidente o ti chiamo semplicemente Flo? Flora. Chiamala Cicci, adesso, chiamala Cicci. Vuoi fare qualche domanda, Morgan? No, niente, cioè l'universo femminile che si appresta così allo sport, a uno sport che è prettamente maschile, ha sempre del fascino. Niente, mi domandavo, cioè così, l'allenatore, un maschio, una femmina, cioè così, solo per sapere, l'allenatore, dov'è l'allenatore?
Allenatore, tu sì. L'allenatore normalmente è una persona abbastanza neutra, per cui quest'anno abbiamo un maschio, l'anno scorso avevamo una femmina, però importa cioè, poco. Ma cioè, tipo quando è finita la partita, c'è va lì a parlargli in doccia, no, perché se io ho giocato a calcio, no? L'allenatore viene lì alla fine e dice, oh, ragazzi, abbiamo perso, vabbè, qua e là. Cioè, e tu sei lì, insomma, insomma. Siamo tutti caporali, no? Come dire? Ma per sapere, curiosità. Allora, come è iniziata la stagione? Grazie della risposta. No, perché ho avuto la sensazione, Nicolò. Silenzio voluto. Nicolò, ho avuto la sensazione che fosse una domanda già completa di risposta. No, perché ha fatto proprio un'argomentazione aperta e chiusa, e poi alla fine, cioè, potevi rispondere sì o no? C'era poco da rispondere. E non voleva rispondere. Allora, se riusciamo a passare ancora qualche immagine, dai, raccontaci questo inizio di stagione. Va bene. Al di là dei risultati bene, le ragazze le vedo bene, siamo in una struttura completamente nuova con un assetto societario nuovissimo, per cui io sono presidente, poi qua abbiamo anche altre ragazze che assieme a me in questi anni hanno costruito la squadra, quindi siamo tutti ragazzi abbastanza giovani e ci siamo calati in questa avventura con la massima passione, con tanta volontà e basta, secondo me stiamo andando bene sia a livello di risultati che a livello di società, vedremo insomma. Eccole qua sotto la pioggia, questo è stato questo uno degli allenamenti, un amichevole? No, eravamo in ritiro qualche giorno in montagna, ha piovuto. Senti, parlaci dei tifosi, ecco questa è una bella foto significativa dell'aggregazione che c'è tra le atlete e i tifosi, no? Avete voluto farvi questa foto comprendendo un po' anche, diciamo, oltre al management e agli atleti, anche dei tifosi mescolati tra di voi, vero? Ecco, considera che 7 giorni prima eravamo retrocesse, per cui vale ancora di più secondo me. Sì, è molto importante, no, questo. Assolutamente. Allora, voi giocate? Dove? Allora, noi giochiamo in via Sogare, salvo problemi di concomitanze. In realtà ci stiamo allenando al Bottagigio, il nuovo centro del Chievo. Stiamo aspettando che sia possibile giocare lì perché quella sarà la nostra, speriamo, casa per il futuro. Però momentaneamente siamo in via Sogare, la domenica pomeriggio. Domenica pomeriggio non mancato. Allora, il prossimo impegno, avete giocato a San Bartolomeo, oggi a Trento, giusto? Sì. Avete vinto intanto 4-1. Siete secondi in classifica. Sì. E adesso domenica prossima? Domenica prossima abbiamo il derby col Mozzecane e giocheremo in Valpolicella perché ci teniamo a giocare nella nostra terra, diciamo. Senti, Flora, io ho già consegnato il microfono alle ragazze. Io direi di partire. Magari le conosciamo, nome, certo, cognome e ruolo, così riusciamo ad applaudirle tutte. Va quelle bene, che questa sera sono ospiti a diretta Telerana. No, perché abbiamo appena concluso diretta giallo. Allora, partiamo dalla ricciolina lì, che si chiama, aspetta, primo piano. Primo piano, riusciamo? Eccola qua. Galvan Lisa, difensore centrale. Colcere Ilenia, portiere. Sara Magnaguagno, difensore. Elena Cassani, dirigente. Valentina Boni, attaccante. Mascanzoni Debora, attaccante. Sara Capovilla, attaccante. Chiara Cona, difensore. Giulia Cordioli, attaccante. Irene Cordioli, difensore. Signori Daniele, dirigente. Federica Viglio, dirigente. Aspetta un attimo, eccola qua, sì. Federica Viglio, dirigente. Emanuela Carradore, centrocampista. Giulia Semenzin, dirigente. E questa è la squadra della Fimauto Valpolicella Calcio Femminile. Brave ragazze, complimenti. Morgan, volevi fare una domanda alla presidente? Morgan. Ho visto un bel sorriso quando il signore gli ha detto dirigente, cioè si vede che sta bene, è una bella società.
va bene, dirigente, no, no, capito. No, no, comunque è una bella realtà, mi piace, sono secondo in classifica, auguro veramente di risalire la china, di ritornare in Serie A, niente da dire. Grazie. No, tra l'altro sono delle, possiamo dire che sono delle belle ragazze. Infatti, sto dicendo, no, si pensa sempre che alcuni sport riservati spesso ai maschi, no, non siano accompagnati anche da una bellezza, invece sono tutte belle ragazze, quindi oltre al gioco estetico, anche una bellezza estetica nel gioco, insomma, anche non guasta mai anche una bella presenza, sbaglio. Oggi, allora, oggi hanno segnato, io vorrei un applauso supplementare alle autrici dei gol. Allora, alzate la mano, chi è che ha segnato? Lei, allora lei... Senza timidezza, sulla già. Mano. Sulla mano, quanti ne hai segnati? Uno? Tre. Tre gol. Tre. Complimenti alle due bombe. Noi ci fermiamo, diamoli nella regia, ci vediamo qui tra pochissimo. A tra pochissimo. Vi aspettiamo. Ci dicono dalla regia, mi hanno detto poco fa, che quando un noto giornalista, Bruno Pizzul, ha sentito della presenza della Fimauto Valpolicella Calcio Femminile, ha chiesto di intervenire. E quindi se riusciamo a stabilire il contatto con Bruno Pizzul, che è un estimatore di calcio, ma anche Valpolicella di vini. Vediamo se riusciamo a collegarci con Bruno Pizzul per le ragazze della Valpo. Sì, caro Gigi, tutti i telespettatori, il pubblico in studio, il più cordiale. Buonasera, è davvero un onore essere ancora ospite della tua trasmissione, soprattutto visto che ho ritrovato un po' queste ragazze che ci sanno davvero fare col pallone e io sono uno dei loro primi tifosi, io ogni volta vado a seguirle. Ah, ma si interessa anche di calcio femminile? Assolutamente, soprattutto quando si tratta di Valpolicella. Difatti io ogni volta non mi perdo un loro incontro, anzi ho spinto io, perché come hanno detto il derby lo giocheranno in Valpolicella, ho spinto io perché si giocasse là, perché anche tutte le altre partite casalinghe io in realtà andavo in Valpolicella lo stesso, anche quando giocavano in via Sogare, e allora non trovandole cominciavo il mio consueto tour delle cantine e facevo una rapida formazione con in porta Valpolicella Ripasso, poi Valpolicella Superiore, un passito di pantelleria, una Marone invecchiata 10 anni e una Marone 20 anni di riserva, e poi ovviamente la buona punta davanti non poteva che essere un buon Custoza, Bardolino, Soave, ecco, io facevo tutto questo e a un certo punto i palloni ne vedevo 4 o 5 per ogni partita e non capivo più niente, ma tutto molto molto bello, grazie. E bravo Nicolò Brenzoni, bravo, bravo, bravo. Che dire, lo vorreste un telecronista così? Subito. Subito, lo ingaggiamo per la prossima partita in Valpolicella. Bene, allora adesso Giulia, i riflettori sono puntati su... Grazie alla Presidente Fimauto Valpolicella Calcio Femminile, Flora Bonafini. Ciao, grazie. Grazie.